Agricoltura, turismo e formazione al centro di un convegno al castello di Ceari a Cerveteri. La strada del vino e dei prodotti delle terre etrusco-romane con Francesco Maulella hanno organizzato un interessante incontro per capire quanto è importante la formazione in ambito turistico e non solo. Io dico sempre che non siamo bravi sulla quantità, ma siamo molto bravi sulle qualità dei nostri prodotti e su questo penso che sia fondamentale ascoltare non solo le aziende, ma affiancarle nei momenti di sostegno. Un dibattito al quale hanno preso parte diverse voci tra associazioni di categoria ed impresa. La formazione è uno dei tre elementi fondamentali per lo sviluppo di un territorio. Molto spesso viene considerata un costo, invece è un investimento, perché adesso il turista è sempre più attento, vuole conoscere la storia, la tradizione, e quindi bisogna formare degli addetti che siano proprio preparati. Attraverso i fondi interprofessionali ci sarà una serie di possibilità, una serie di opportunità dove l'imprenditore a costo zero può fare tutta la formazione di cui ha bisogno. Perciò diciamo che i fondi interprofessionali è uno strumento che lo Stato mette a disposizione e oggi noi terremo presente a tutti gli imprenditori di questi strumenti. È un momento importante di confronto e di verifica sui progetti in itinere e su tutte quelle possibilità che da splendide idee o da concetti o da visioni possono diventare dei progetti operativi. L'Italia è ricca di tanti prodotti, di grande varietà di prodotti, bisogna puntare su quello, però sempre marciando insieme, arrivando alla grande distribuzione nel modo giusto, perché se no, se si va avanti sparsi, ognuno per conto proprio, non ci se la fa. Stasera si parla di formazione, quanto è importante per il lavoro in qualsiasi ambito? La formazione è il futuro, soprattutto se si punta sull'intelligenza artificiale, che è diventato un elemento essenziale. Senza quella non si può andare avanti, ormai si svilupperà tutto su quella piattaforma. Bisogna uscire fuori dai canoni classici della formazione, come Fondo Nuove Competenze o altri tipi di interventi. Bisogna puntare più in alto. La formazione, come incarnata e vissuta dal mondo ITS, vive del contatto con le aziende e rappresenta proprio l'evoluzione dei settori, l'importanza di fare rete e di aderire alla realtà. Questo è quello che gli ITS fanno, ma soprattutto quello che gli ITS insegnano ai ragazzi e ai giovani tecnici. Le leve della formazione sono fondamentali, sia dal punto di vista della formazione specialistica, sia dal punto di vista della formazione generica.